Dopo gli incidenti avvenuti a Pescara con i monopattini e il mancato rispetto delle regole con bici e due ruote sui marciapiedi e non sulle apposite piste ciclabili, il comune di Pescara ribadisce tolleranza zero per chi non rispetta le regole. Ci avviciniamo all'assessore al comune di Pescara, Alfredo Cremonese, che naturalmente in maniera diligente arriva sul monopattino lungo la pista ciclabile. Il comune da parte sua cosa sta facendo? Ma allora innanzitutto voglio ricordare che giustamente, come dicevi, i monopattini possono transitare soltanto sulla strada, sulle aree pedonali oppure sulle piste ciclabili. Il comune da un lato ha fatto una convenzione con Elbitz e in quella convenzione ha stabilito delle regole chiare. Per esempio, i monopattini che sono convenzionati col comune non possono avere una velocità superiore a 20 km all'ora, a differenza di quanto previsto dal codice della strada che prevede una velocità di 25 km all'ora, e nelle aree pedonali abbiamo messo la limitazione a 7 km orario. Questo non risolve il problema perché chiaramente ci sono i monopattini privati, quelli che vengono utilizzati e comperati dai singoli cittadini, per i quali noi abbiamo messo un forte servizio di vigilanza da parte della Polizia Municipale, perché ricordiamo che il monopattino che non rispetta le regole fa una violazione al codice della strada, e dall'anno scorso a quest'anno, esattamente in un anno, la Polizia Municipale ha elevato circa 564 multe da un minimo di 40 euro ad un massimo di 100 euro. Bisogna dire che poi con i monopattini bisogna stare anche attenti, perché i medici dicono che ci sono stati anche diversi interventi al pronto soccorso, sia da parte di chi utilizza il monopattino, sia purtroppo chi incappa nel monopattino. Assolutamente massima attenzione sia per chi utilizza il monopattino, perché con le regole attuali, voglio ricordare anche, non c'è l'obbligo dell'uso del casco e quindi può essere pericoloso anche per chi utilizza il monopattino, ma soprattutto per gli altri, soprattutto in periodi come questo dove le nostre strade, i nostri marciapiedi sono molto molto affollati. Questo non assolutamente per demonizzare le due ruote, anzi si sta molto puntando anche grazie all'assessore Mascia sul trasporto ecosostenibile, però occorre un po' di buon senso. Assolutamente sì, l'assessore Mascia ha fatto un ottimo lavoro nel far fare il cambio di mentalità pian piano ai cittadini pescaresi, ma d'altronde io e lui siamo quelli che da sempre utilizziamo i mezzi alternativi. Assessore, una curiosità, ma è vero che lei non ha un'autovettura? Assolutamente sì, io non ho mai comprato un'autovettura, mi sono sempre mosso o a piedi oppure con la bicicletta perché credo tantissimo in una forma di mobilità sostenibile, soprattutto nella nostra città che ci consente di muoversi in maniera molto comoda e molto rapida.